Amici di Mila.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Mila.soccer, il Milan in tasca. Se il primo pensiero la mattina quando vi alzate il Milan e l'ultimo prima di addormentarvi il Milan, siete sul canale giusto. Dunque, oggi voglio presentarvi brevemente il nostro libro Ma tu ami più me o il Milan? Una raccolta di informazioni, leggende anche un po' misteriose. Lo sapevate che il Milan è stato soggetto ad un incantesimo? E poi, nella seconda parte del libro, si gioca Ma tu ami più me o il Milan? 50 domande dedicate alla coppia, 50 domande dedicate al Milan. Risponderete di più alle domande dedicate al Milan o a quelle dedicate alla coppia. Ok, potete trovare qui sotto, nel link in descrizione, il link per poterlo acquistare. Amazon ve lo porterà direttamente a casa vostra. Bene, il titolo oggi della nostra puntata è Paura Ibra. Perché Paura Ibra? Perché Ibra è un uomo che nel bene e nel male lascia sempre il segno, anche in una semplicissima, semplicissima intervista fatta ieri sera da Fabio Fazio. Ne parleremo molto brevemente perché poi parleremo di calciomercato e soprattutto di quella che è la volata per i campioni d'inverno, che quest'anno, ve lo diciamo subito, vorremmo fosse l'Inter, in modo tale che possiamo restituire lo sgarbo fattoci l'anno scorso. Campioni d'inverno noi, campioni d'Italia loro, quest'anno gli lasciamo il posto da campioni d'Italia d'inverno e noi prendiamo i campioni d'Italia. Si scherza ovviamente, il Milan è sempre al primo posto, nella mente, nel cuore, ma soprattutto nella classifica. Paura Ibra. Ieri Ibra è stato veramente Ibra, ha fatto l'Ibra, ha raccontato le sue storie, le sue, un po' così, le sue gesta, e poi si è lasciato andare ad una frase che mi ha fatto un po' tenerezza, se vogliamo, quest'uomo così grande, grosso. Dice: ho paura per il mio futuro, ma non ha paura della firma o non firma, anche se ho visto negli occhi che ci tiene particolarmente, non è così scontata. Il Milan anche in queste ore, per arrivare a parlare anche un po' di calciomercato, sta pensando a Jovic del Real Madrid, arriva qualche sirena da Parigi su Icardi, insomma. I nomi più caldi per l'attacco sarebbero proprio questi due, Jovic ed Icardi, perché Belotti in questo momento ha grosse difficoltà e dovrà stare fermo almeno 3 mesi e quindi noi basta prendere persone che non hanno, diciamo così, una fisicità certificata, bisogna prendere al di là della forza. Guardate anche un po' per quanto si debba fare le debite distanze, anche lo stesso Pellegrini. Però dicevo che Ibra non è così scontata la conferma, sarà scontata perché poi il Milan nella sua vita l'ha detto: voglio rimanere qui fino alla fine dei miei giorni calcistici, voglio rimanere al Milan. Io onestamente lo vedo anche dopo, non come allenatore, quanto piuttosto come dirigente, un po' alla Secero. Secero lo sanno in pochi chi è, ma insomma informatevi. Ma in versione non idiota. In versione Ibra. Mi piacerebbe vedere un giorno il Milan con Maldini, Ibrahimovic e Gattuso. Queste sono le 3 figure che vorrei vedere all'interno del Milan. Però la paura Ibra è che lui ha paura così di pensare al suo futuro lontano dal calcio. E questo, come dicevo, mi ha fatto un po' di tenerezza perché oggettivamente questo omone grande e grosso, devo dire che fuori dal calcio rischia di togliersi quel suo costume da Superman. La vita è altra cosa, Ibra lo sa, non è uno stupido. Però oggettivamente in questa corazza con qualsiasi maglia abbia giocato, ora con quella veramente di Superman, la rossa e la nera, oggettivamente lui si sente un po' più a casa sua. Ma veniamo a quello per cui, diciamo così, ci tengo particolarmente, la volata finale. La volata finale è piuttosto per prima insomma, della fine dell'anno, 17ª giornata, cioè la prossima. Scusate, il Milan giocherà a Udine, Udinese Milan, 11 dicembre, quindi stiamo parlando dell'11 dicembre.
L'Atalanta va a giocare a Verona, pazza Verona, 3-0, 4-3. Come diceva giustamente la Domenica Sportiva, non ci si ricorda di un 3-0, 4-3. Vedete, quando bisogna informarsi per fare giornalisti, Lecce Milan 3-0, 3-4. Il Milan rimonta il Lecce da 3-0 a 4-3. Andate a vedere su YouTube Lecce Milan 3-4. Verona-Atalanta, quindi il 12 dicembre, Napoli-Empoli e Inter Cagliari, quindi diciamo che questo turno ci vede un po' sfavoriti perché oggettivamente a giocare a Udine non è facile, giocare a Verona anche per l'Atalanta non è semplice. Quindi Napoli e Inter sono leggermente, togliamo il leggermente, avvantaggiate. Poi si passa alla 18ª giornata, l'Inter va a Salerno, chiaramente probabilmente per un'altra passeggiata, siamo a 6 punti. L'Atalanta gioca in casa con la Roma. Una Roma in questo momento decisamente inguardabile, come tutte le squadre di Mourinho, perché ultime, a parte diciamo così il 2010, dove si è certificato il suo monumento, poi è stato sempre esonerato. Milan-Napoli, quindi qui è la giornata, è per la seconda volta la giornata dell'Inter. Ed infine abbiamo la 19ª giornata con Genoa, Atalanta, Inter, Torino, Empoli, Milan e Napoli Spezia. Quindi purtroppo le ultime 3 giornate ci vedranno a Udine, in casa col Napoli nel big match e ad Empoli, mentre l'Inter se la giocherà oltre che in casa con il Cagliari, a Salerno, in gita, c'è cioè, una bellissima costiera. E poi ci sarà Inter Torino. Vedremo, vedremo perché questo è, diciamo, il. Però per vincere bisogna vincere. Questa sarà una frase un po' del beep, ma per vincere bisogna vincere. Cioè, se vuoi vincere, i calcoli servono poco, però oggettivamente dobbiamo pensare anche un po' a quella che è la nostra rinascita, anche da un punto di vista dell'intimorire l'avversario. Una rinascita che c'è stata della Juventus, come ha certificato invece la DS, la Juventus è rinata dopo aver vinto contro l'ultima e la penultima, rischiando pure col Genoa. Ma io dico, vabbè, che dovete fare i lecca, ma cioè, voglio dire, ma un po' di giornalismo, quello di una volta. Adesso comunque staremo a vedere. Chiudo dicendo che poi ci sarà il calciomercato. Gennaio ci sarà il calciomercato. Il Milan pensava di prendere esclusivamente un difensore, ma oggettivamente, l'abbiamo già detto nel video di ieri, guardalo pure, come possiamo dire, bisogna certamente rispettare il fatto che noi abbiamo solamente Ibrahimovic. Giroud, boh, non lo so, non lo so, sinceramente non so che dirvi, vediamo quando si riprende, però un po' di preoccupazioni me le dà. Per il resto, domani c'è Milan Liverpool, ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Ciao!